Bentornati, bentornati su Enotria. Intanto il gioco mi sta avvertendo che è uscita una nuova versione, la 1.00006, però noi adesso la nostra partitella ce la facciamo come al solito. E nel frattempo devo anche vedere in cosa consiste la nuova patch, perché se è svantaggiosa io non la installo, non la faccio installare. Comunque, se ricordate, dobbiamo ritornare in cima alla torre, ma adesso riprendiamo dal salvataggio in cima alla torre. Sì, perché scorsa puntata stavamo in fondo alla torre, però poi, visto che era tutto vuoto, senza nemici, off camera, io sono tornato sulla torre e ho salvato lì, in modo che da non perdere i 2600 punti esperienza che avevamo preso alla fine della scorsa puntata. Ebbene, dobbiamo riscendere la torre. Nel frattempo, però, tutti i vari nemici sono rispawnati e dobbiamo farli a pezzi. E lo scopo nostro è riuscire a riempire la barra del potere nuovo che ho, il potere quello di Curtis, il potere che è una specie di colpo verso il basso. Che, no, ma perché mi ha dato morte? Ma io non so, ma io avevo salvato su. Ma come zero? Ma co. E mo dove cazzo? Ma io avevo salvato qua l'altra volta. Ma perché fa così? Perché mi salva qua solo alla morte? Io avevo salvato qui e c'avevo 2600 punti. Raga, io sal... A fine della scorsa puntata io ho salvato lì. Perché non funziona sto sistema? Aspetta, torniamo un attimo allo schermo dei titoli, porca mignota. Dice, l'aggiornamento è pronto per l'installazione. Allora, intanto io... Mentre... No, comunque il gioco salverà prima di fare quit. Non devi salvare. Vaffanculo. Allora, ragazzi, è un casino. Allora, intanto vediamo un po' la patch in cosa consiste. Enotria patch 6. Vediamo un po' che cacchio dice qua. Scusate per la pausa, ma porca miseria. C'è una sorpresa. Questa era la 5, però, dell'altra volta. Ricordate? Ah, alcuni si sono lamentati il fatto che i sviluppatori Gemma Games dicono: non abbiamo tempo di fare tutti i cambiamenti che dite, tutte le migliorie. Però molti stanno dice vedendo che la demo la stanno patchando a velocità record, proprio mentre la gente ancora ci sta a giocare come me. Quindi tempo in teoria ce l'hanno per sistemare il gioco. Allora, vediamo un po'. Questa è la versione 1.00006. Come, che versione è questa del gioco? Aspettate un attimo, scusate ragazzi, qua è un casino. System. Mi dovrebbe dire che versione è qua, no? Lo dice solo uno schermo dei titoli, perché gioco è stronzo. Però è uno tipo 000. Dove cazzo vai? 006. Allora io devo tornare. Dov'era lì la morte? Mi sa sotto qui, sotto la torre ci dovrebbe essere il cristallo. Dobbiamo andare a cercare il cristallo con i 2600 punti dell'altra volta. Porca miseria. Aspetta. Com'è? Quanti zero c'erano? 1.006? 006 mi pare che era, no? Ok. E non me lo dice. No, zero, non me lo dice, raga. Mo lo cerco dopo off camera, mortacci. Aspetta, forse ho trovato. Update. No, niente. Vaffanculo. Vabbè, andiamo, raga, che abbiamo perso anche troppo tempo senza giocare, senza fa niente. Là, posso scendere qua oppure scendere sulla scala. Vorrei scendere sulla scala così intanto meno pure a qualche mago del cacchio. Oppure possiamo andare esterni. Esterni è pericoloso. Andiamo interni, va. Fammi una cosa. Faccio l'ammazzo a quello. C'ho paura di farmi male. La fammi una cosa, andiamo giù di qua che è meglio, eh. Per l'ennesima volta. Sagate. 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 Andiamo di qua. Attenzione. Vai così. Quando... Ma guarda, guarda, ci è sparata fuori la torre col fio di una... Ma dov'è l'uscita qua? Scappa! Non è che gli ho interrotto l'attacco, semplicemente quello era l'ultimo della serie d'attacchi, perché gli attacchi non glieli interrompi mai a questi stronzi. Semplicemente li devi fare a tutti. Più o meno mi so quasi giocare, eh. Mi sono quasi imparato a giocare. Ci sono volute una quindicina di puntate, però ce l'abbiamo fatta a imparare a giocare. Allora c'è l'altro mago.
Dove cacchio sta il cristallo? Dov'è? Infatti che manco c'è una mappa che te lo dice. Dove me l'ha data la morte? Non lo so. L'altra volta stavamo qua, ricordate? E là in fondo ci sta il punto in cui dobbiamo riuscire ad andare, che è dove c'è il... qua è un casino perché qua è pieno di nemici stronzi. Oddio! 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 Mortacci tua. Aspetta. No, perché caschi come... Ah! Ecco, pure qua ci sta, vedete, la botola. Lasci vostra. La fauna, se andiamo da qua. Guarda qua, tutti qua stanno, tutti e tre. La fauna, cosa, scendiamo da qua. E va a fare in culo. Qua ci dovrebbe stare nemico. Chi è? Ah, c'è quello che ha la mannaia che ci spara... No. Col fuoco che ci spara le bombette, bastardo. Con la torcia. Spara le bombette, figlio di buona donna. Allora, questi hanno molto tre nemici, facciamolo avvicinare una alla volta. Mo gli tiro una forchettina a sto stronzissimo. Ma no, c'è quello da sopra che ci spara. Tanto io la forchettina gli ho sparato a questo, così arriva. Vieni un po'. Vieni un po' qua. L'altro però da sopra ci sta a menare, eh. Qua sotto non mi becca nessuno, dai. Sto riparato. E via qua, tu, invece di attaccare alla distanza. E vedete, c'è anche l'altro mago là dietro, che non lo voglio far tirare, non lo voglio far avvicinare, quello se ne deve andare. Voglio dire un'altra forchetta a sto stronzo. Quante... ce ne sono due, non posso sprecarle. Ma vai a fare in culo a Soreda. Volevi. Oh, l'ho bloccato. Ok. Se riusciamo a ammazzarlo senza togliere fare per forza la finisher, che è una rottura perché ci mette 3 ore. Allora, ci sono altri 2 stronzi là, che faccio io meno? Ma io sta telecamera. Allora, non uso la forchetta, aspetto che si avvicina e gli comincio a menare, dai. Mi scusi lei, si è accorto di me? Mi vede? Signor infame? Ma io ho fatto la perri, ma funziona sta perri di merda. Ok, va bene. Soprattutto quella finisher, i nemici che skippano un punto all'altro, quella pure hanno sistemato la patch. Magari la patch 1.06 l'ha sistemata sta cosa. Non lo sappiamo ancora perché la dobbiamo installare. Lo vedremo a breve però. Si è sbilanciato, l'infame. Aia! No! Fuoco! Ah! Si è scansato. No! Ah! E mori un po'. Ah! Si è scansato lui stavolta. Ma vai, morì! Oh, gliel'ha fatta morire, eh. Ok, tiro sdrull, che è utile. E ci abbiamo 2 armi. Ci abbiamo la balestra e la spada di fuoco. Ma il problema qual è? Ma no! Premuta la parata. Ma le ha un botto di vita, sto schifoso, no? E tu devi morire. Sei incoglionito? Ma no, perché il terzo colpo non è andato a segno? Non si sa perché. Pure stavo in range, eh. So se vede la lama, non l'ha toccato per qualche motivo. Ok. Ci abbiamo 3 poteri su 4, ma però devo riuscire a potenziare la barda di... Che quella non si potenzia mai, c'è una cifra per potenziare. Allora come faccio? Devo riuscire a ammazzare quello, lo posso anche skippare. Non andiamo da lì, andiamo alla piazzetta, che tanto che non ci andiamo. Anche perché devo riuscire a capire dove cacchio sta il cristallo, che qua non c'è... Lì il cristallo? No, non è qui, quella è una fiammella. Dov'è il cristallo mio, quella roba mia? Non c'è qua. Cazzo sta... Vabbè.
Magari sa dove sta il cavaliere, quello con l'alabarda, ovvero vicino al buco che dobbiamo aprire. E poi c'è anche un altro buco, l'avete visto, no? Allora, intanto colpiamo con la balestra sto stronzissimo. Vediamo un po' se si avvicina. Ti stai avvicinando? Dai, vieni qua. Che faccio? Vi sparo anche l'alabarda? Ma sì, me ne frega, vai. La magia ha colpito lui invece che me. Sti maghi sono proprio imbecilli se colpiscono fra di loro, eh. Ma non muori? Devi morire, oh. Non muori. Ah, era morto, ok. Ma noi c'abbiamo una spada di fuoco, eh. Aia! Ti spado col fuoco. E qua? Oh, mica può venire. E via un po'. Oh, guarda se esce fuori, eh. Vabbè, ti vengo a stanare io. Così almeno le magie che spari, le spari sulla cancellata. La maggior parte invece che addosso a me. Perché sei un capoccione. No, mi ha preso uguale. Ma vaffanculo, sono quasi morto. Ok, mi sono curato due volte. Comunque so già come mi ha fatto rosicare, perché l'altra volta io sono uscito dal gioco, io ho salvato e poi sono uscito dal gioco senza morire. Uno dice usi il fuoco, il falò e poi esci, no? Se devi tipo urgentemente chiudere la sessione di gioco, invece no, pure se tu fai così il gioco ti riporta comunque l'ultima volta sei morto. Quindi quei 2600 punti che c'avevamo l'altra volta, che io ho salvato risalendo in cima alla torre, scena che voi non avete vista, ve l'ho risparmiata perché la puntata già era lunga. Tanto il livello era vuoto, sono tornato da solo su in cima alla torre e ho salvato. E quello non me l'ha dato buono! Il salvataggio mi ha dato buono e l'ultima volta che sono morto. Ma è una fregatura! Quindi mi sono giocato tutti quei punti di esperienza, che erano veramente tanti. Mori un po'. Oh, non può morire! Al solito interpolazione delle animazioni che è da rivedere. Spero che nel gioco finale la sistemino sta cosa. Ma sicuramente, perché se ne sono accorti tutti quelli che ci hanno giocato alla demo. Se non la sistemano ci fanno veramente una figura barbina. Allora, qua sotto non c'è un cacchio, ricordate, ci siamo già stati. E se io attraverso sto ponticello non possiamo comunque andare su perché la scala è rotta. La scala sicuramente si abbassa dall'alto se noi raggiungiamo quella corda. E tocca fa tutto il giro, ovviamente. Ed è un casino qua. Ma qua ci posso andare su. Io c'ho paura che qua casco in acqua, però. No, ci si può andare. Allora, così torniamo nell'andando di lì, torniamo nella torre. Però io vorrei prima cercare di riempire sta cacchio di barra blu. Qua non ci siamo mai stati. È chiuso qua, è tutto crollato, non si può andare. Devo riuscire a riempire la barra blu. Andiamo un po'. Oddio, non c'è niente di utile. Tacci tua. T'ho pariato tutto, infame. Eh no, mi ha fatto quella sorpresa. L'ho stunnato, maledetto. Ok. Ciao. Aia! Infame. Ecco. Disgraziato. Devi morire. Io ti parlio, sai? Però vedi, tu gliene parli una, lui te ne fa subito un'altra. Cioè, è impossibile stunnarli con la parry, nemici. Ma guarda questo stronzo! Ha fame! Beccati qui! Oh, è quasi completo, è quasi pieno il... Cosa?
Allora, visto che il nemico alla base della torre non c'è più, per cercare di riempire la barra blu, ammazzo pure l'altro mago che sta qua dietro. Tanto dovrebbe essere abbastanza facile questo. Infame. Come osi. Stunnatissimo. Sono imparato a giocare bene, dai. Ma più che altro sapete qual è il fatto? È che ti devi imparare i pattern dei nemici, cioè che tipo di attacchi fanno, con che ritmo, e in quel modo li puoi parriare. Altrimenti, se tu un nemico nuovo non lo conosci, sta cosa non la puoi fa mai. Poi ci sono pure dei nemici imprevedibili che non hanno dei pattern fissi, vanno un po' a cacchio, e là è dura riuscire a parriare roba. Ok, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che là diritta via era smarrita, e l'immortacci vostra. Che qua veramente sto gioco è un'infamata continua, eh. Poi questa è una tizia tipo la cornucopia, tipo la dea dell'abbondanza, però mi pareva Dante a me, quindi siamo in tema, siamo perfettamente in tema. Allora, ho quasi riempito la barra, ma il problema qual è? È che c'ho due buchi e non so quale dei due buchi mi conviene aprire. Secondo me mi conviene aprire il bucio, questo qui più avanti, che dovrebbe dare teoricamente accesso alla nuova area dove stava la scaletta impossibile. Però il problema è che da qui non posso tornare su, credo. Devo riarrampicarmi sulla radice. Allora, quel nemico là sulla radice lo schivo, lo schippo proprio perché. Se che qua sulla radice è facile cascate sotto, quindi devo stare attento. Han fame, vattene. Scappa, scappa prima che ti tocca. Perché se mi tocca la magia, sono finito. Allora, qua attenzione, allora, ci abbiamo solo due fiale. E qua è tosta perché c'è. Il cavaliere nero, quello grosso con l'alabarda, che questo è il cavaliere nero più tosto di quelli che abbiamo incontrato finora. Vediamo un po' se riesco. Allora, intanto gli sparo con la balestra. E uno. Già mi ha scioccato. Infame. Schifoso. No, schiva. E io schivo. No! M'ha preso. Mo gli sparo una botta con la spada di fuoco. Ti faccio male. Spada di fuoco. Ma me l'ha stoppata! Ma che figlio di puon. Ma che figlio. Allora, c'ho la cosa. Oh, non si stunna, eh! Sto maledetto, non si stunna, manco con la. Non si stunna lo schifoso. Poi il colpo quello potente non gli eleva più energia, assolutamente no. Sto colpiando la caviglia. L'ho sfondato colpendolo alla caviglia, regà. Ok. Perché a causa di un bug di collisione lui camminava a 2 metri sopra del terreno, perché a quanto pare la hitbox qua della radice a lui non gli sconfinferava troppo. E quindi l'ho colpito sul tallone. E abbiamo fatto veramente il tallone da killer. Allora, come diceva il grande fratello, gli ignorantoni. Allora, vediamo un po'. Ah, aiuto! Ecco, il problema qual è? Che devo riuscire a sfondare qua, ma non ho ancora abbastanza punti. Ecco, il problema è che se io adesso vado a salvare, vorrei salvare per prendermi questi 4.450 punti. Il problema è che se io adesso vado a salvare, sapete che succede? Succede che perdo i punti blu, quindi non mi conviene. Quello che mi conviene fare a questo punto è andare, per non sprecare sti punti, perché sicuramente mo schiatto pure, e vediamo un po' se riesco a. A parte il fatto che qua sotto mi piacerebbe sapere che cacchio c'è, secondo me se muore, sì, c'è l'acqua. Allora, mi conviene a questo punto tornare al falò, quello con la. All'incudine, devo tornare all'incudine, che non mi ricordo. Oh no, c'è quello, ma chi lo sente a quello? C'era un incudine anche su, mi pare di no.
Su non c'era l'incontro. Allora facciamo una cosa. Andiamo un po' cauti. Qua ci sta un altro mago, però. Questo è stronzissimo. Se passo quello mi comincia a menare. Devo cercare di non cadere in acqua. Non ammazzare. Non svegliare i maghi. È un casino. Facciamo così. Io cerco di buttarmi sulla più presa. Quello mi avrà visto da dietro. Penso di. Sì, infatti sì, mi ha preso da dietro, lo stronzo. Come c'è il tizio con la. Mannaia la miseria, mannaia la miseria. No, mi ha fuocato. Ah, sono andato male. E scappa. Non vorrei che scade sotto. No. Questo è tostissimo. Ma non riesco a fargli mancare la paria, sto bastardo. Sei morto. Mamma mia, quanto era stronzo. Allora, ho quasi riempito la barra dell'alabarda, eh. Ci siamo quasi. Ma andiamo a ammazzare sto mago qua dietro e ce la dovrei fare. No, l'ho parriato e non me l'ha parriato, bastardo. Scappa, scappa. Mi ha colpito. Non cadere, non cadere. Allora, intanto abbiamo quasi riempito la. Ah, ce n'è un altro. Ma lui mi mette gli item davanti al nemico, che poi non vedo quando attacca. Ok, mori. Scappa. Oh, gliel'ho stoppato, non si sa come. Non me l'ha più lanciate quei tubali. L'aveva preparate, erano pronte, non me l'ha lanciate. Ma sei proprio un. Sei proprio uno sciatto. Un buono a nulla, ma magaccio. Tanto c'è quasi tutti i poteri carichi, eh. La barda è carica. Qua, attenzione che se cascate sotto facile, eh. Attenzione. Ok, ecco fatto. Non devo salvare qua, assolutamente. Ecco, dice, ma che cacchio faccio? Qui l'incudine non c'è, salvare non devo salvare, c'ho 5.000 punti. Allora, intanto c'ho l'alabarda, no, non c'ho l'alabarda, c'ho la balestra. Con quella posso cercare di colpire il mago che sta sopra la radice, quella vicino al buco. Il problema è che con solo colpo di balestra difficilmente lo uccido, però posso provare a buttarlo giù. Però il problema è che c'ho pochissima vita. No, in realtà vita ce n'ho abbastanza, però c'è una sola fiala. Quello è il problema. Vabbè, noi proviamo, vediamo come va. Alle brutte mi ritiro. Ok. Vai. Niente, gli ho sparato ma non cade. Rimane lì come uno stronzo. C'è poco da fare, io scappo. Ciao stronzo, io vado qua. Ok, mi riparo qui. Ecco, ma ragazzi, qua ora la spacca. Devo cercare di colpire sto buco col potere. Vediamo se funziona, perché se non funziona. Questa è la mia ipotesi, che quel potere potrebbe spaccare sto posto. Se il potere non lo spacca, siamo fregati, perché non so come proseguire. Vediamo un po'. No, l'ho fatto un cazzo! Come si spacca sto coso, allora? Vaffanculo. Come si rompe? Non si è rotto, ragazzi, ho solo sprecato il potere. Oh, che cazzo devo fare? Allora io, per stare tranquillo, vorrei salvare a sto punto. Ma sicuramente devo riuscire a salire su sta radice. Però non si fa. Vaffanculo, te. Ma ha premuto pure la parry. Allora. Devo tipo salire là, ma là non si può salire, l'abbiamo già visto l'altra volta, eh. Bloccato. Qua non si sale, vedete, non si va. Che cazzo sono venuto a fare fino a qua? Non si sa.
Sulle librerie non ci posso salire. Dovrei fare tipo un giro strano. Ma non è che devo salire su sto muretto da merda? Però è che sotto ci stanno tutte. C'è tutt'acqua. Quindi se io casco qua, faccio una bella fine da merda. Qua non si può andare, raga. E da là se io faccio un salto da qua muoio. La famo così, guarda. Ma me ne torno indietro. Il problema è che là quello si incazza. Riesco a tornare qui? Sì? Perché mi sono appoggiato là. A legge lì al cornicione. Come faccio a spaccare quei cosi là? Devo riuscire a spaccare quei cosi in basso. Che sono tipo però protetti da una specie di barriera. Non so qua come proseguire, raga, non c'ho idea. Sono bloccato. Nel momento in cui sto registrando è ancora lontana l'uscita del gioco, però nel momento in cui la pubblicherò sicuramente il gioco sarà quasi per uscire. Quindi nel momento in cui sto pubblicando sta puntata sicuramente il gioco è quasi uscito. Manca pochissimo all'uscita. Io ma sempre non riesco a finire sta cacchio demo prima che esce il gioco. Ma che cacchio. Ma un indizio per farmi capire come faccio a spaccare quei cosi, no, eh? Vabbè, allora io adesso me ne vado comunque a salvare perché tutti questi punti non li voglio perdere, sono un bel po'. E mo c'è lì. Qua c'è anche l'incudine, vero? Qua no. Dov'è l'incudine? Sta qua vicino. Qua non c'è nessun incudine. Riuscire a trovare pure il modo di entrare qua dentro. Ma che cacchio si fa? Qua è chiuso, non si entra. Ci sarà un modo. Intanto ci sono le vicine che stanno strillando come galline, non so che cacchio sta succedendo. Se fossimo, se non le conoscessi, direi che qualcuno le sta aggredendo a casa loro. Ma visto che le conosco, semplicemente stanno a fare casino perché sono fastidiose, come al solito. Allora, andiamo un po', salviamo, dai. E abbiamo ovviamente perso tutti i poteri che avevamo accumulato. Allora, vediamo un po'. Ogni potere adesso costa 2009, quindi possiamo prendere uno solo. Ok, ho aumentato la fortitude. E questa l'abbiamo fatta. Siamo rimasti con 2005. Adesso potremo cercare di andare alla... mo ce ne torniamo, sapete dove? Tanto ammazziamo sto mago. E io ti parrio tutta l'esistenza, figlio di buona donna. Oh, proprio quando mi sono imparato a giocare a sto gioco, succede che non si riesce ad andare avanti perché il gioco ce lo impedisce e non riesco a capire come fare. Ci sarà un modo. Ah, qua se io salto giù mi risparmio un pezzo di strada, no? Non ci avevo pensato, però è possibile pure che ci facciamo male là. Dopo ci proviamo, vediamo un po' se saltando giù ci facciamo danno oppure no. Ok, qua ovviamente l'illuminazione fa uno scatto strano. E poi ce ne torniamo nel villaggio qui. E un po' di potenziare. Allora, volendo possiamo potenziare la spada di ferro. Però devo cambiare loadout. La spada di ferro. Che era questa qui sotto, dov'è? La Blessed Rapier, che è più radiante, cioè più il potere di luce. Quindi ai maghi dovrebbe fare un mazzo a tararlo, perché i maghi sono so esseri oscuri, no? Poi il Penance Bearer, che è 371, che è tipo una mazza chiodata, però di luce. C'ha 371, questa c'ha 385. Quindi questa c'ha di più, la Blessed Rapier c'ha di più, la spada benedetta. E questa la dobbiamo potenziare, raga, la spada benedetta, eh. Allora, andiamo all'incudine. Vediamo un po' la Great Sword che uso io. C'ho una 3200 per potenziarla adesso, che l'abbiamo già potenziata 4 volte. Invece la Blessed Rapier ci vogliono 600 ora per potenziarla. E sacco, i frammenti ce ne abbiamo una cifra. Quindi andiamo a potenziarla. Siamo a 2, 3 volte.
4 volte, cioè abbiamo una potenziatura di 4 volte e c'ha 118 de, 107 danno fisico, ma c'ha 385 di radiant di status damage. Quindi vuol dire che c'ha il potere di luce che dovrebbe fare il mazzo ai maghi teoricamente. Ok, andiamo a vedere un po' sta spada d'oro se è efficace oppure se ho buttato i soldi. Allora questa vedi 189, mentre invece la spada, la Stage Greatsword, la mia preferita, c'ha 2,49. C'hanno lo stesso reach, però la lunghezza della lama è la stessa, quindi al reach è uguale. Questa qui, diciamo, la spada di luce, c'ha il potere di luce, però c'ha meno attacco fisico. Noi mo la proviamo, vediamo un po' se ci piace, come lavora. Allora, abbiamo ripreso, sì, le sette ampolle. Devo riuscire a capire come cacchio si supera quel pezzo là. Alle brutte mo leggo su internet, perché qua, vedi qua siete giorno e mo invece diventa subito notte. Ah, il mago non c'è? Eppure dovrei... Ah, perché non ho salvato. Dopo aver potenziato la spada non ho risalvato. Però facciamo una cosa, io voglio risalvare perché voglio vedere quanti danni fa al mago quello più scrauso. Ok, quindi abbiamo risalvato. In teoria potrei anche... Aspetta, su... Aspetta. Mi potenzio un po' le stats, che dite? Perché sennò qua sta puntata mi ha veramente fatto pochi progressi. Però posso approfittarne per migliorarmi un po' i poteri qua, i perk. Allora, vediamo un po'. Che i perk aumentano spesso le stats, lo sapete, no? Allora, la Sword of the Duel, Duelist... fare un pari perfetto ti guarisce di una porzione della tua massima forza. Che vuol dire? Questo effetto, che vuol dire una porzione della tua massima forza? Questo effetto è migliorato quando hai poca energia. E questo è buono. E costa 10, questo è utile. Quindi se fa una buona parry ci ridà la vita, raga. Questo è buono. Poi quest'altro invece, ricevi meno danno dagli attacchi a distanza, no? Invece questo qua. E così intitola, è solo un graffio, che è tipo la battuta che diceva il Cavaliere Nero nel film dei Monty Python, no? Diceva, è solo un graffietto, invece diceva pure, gli hanno staccato le braccia e i gambi, diceva, non è nulla, è solo un graffietto. Allora, andiamo a fare questo qua. Ok. Ok, questo abbiamo preso. Poi se ci sono sbloccato questo altro pezzo di Counter Reagents. Allora, il potere guaritivo dell'ambra di armonia è incrementato per ogni status elementale effetto che è attivo su di te. Oppure qua c'è un fantasma, ma chi è? Battle Fever. Ah no, questo è il Mastro Titta, questo è il boia. Febbre della battaglia. Uccidere un nemico aumenta per poco tempo il danno dato dagli attacchi pesanti. No, non li uso mai questi cazzo attacchi pesanti, sono troppo lenti. Ma vediamo qua che ci abbiamo. Qua ci abbiamo Path of Assassination, il percorso dell'assassino. Se fai danno, la tua rigenerazione di stamina è leggermente aumentata. Poi il Path dell'inganno, la strada dell'inganno. Il tuo potere di status e il danno fatto dagli attacchi finisher vengono incrementati. Questo qui mi sa che è più utile. Però dobbiamo avere uno status sull'arma, sennò... Questo aumenta la stamina quando facciamo danno. Ci permette, quindi questo è utile però, perché ci permette di schivare al volo dopo un colpo ben assestato. Cioè tipo che ci si rigenera la stamina più fretta, non riusciamo a rimanere, non rischiamo tanto spesso di rimanere a secco. Questo qui invece è Afterlife Touch. Allora, mentre hai lo status malvagio, Wicked, il tuo potere elementale viene incrementato ancora di più. Insomma, però abbiamo il Fatuo Path, che, no, che è lo slot 3 che ci abbiamo messo noi, no? Allora, che faccio? Faccio il triggeri, perché se scelgo uno mi sa che posso scegliere l'altro, capito qual è la fregatura? Quest'altro invece che ci dà? Allora, ricevi meno danno dagli attacchi, ma in realtà li possiamo fare tutti, fare un path non ci perde l'altro. Quindi noi facciamo questo, riprendiamo più stamina dagli quando facciamo un attacco a segno. Poi uccidere un nemico ti aumenta la fortuna per un po'. Infatti c'è il cornetto, vedi, c'è il cornetto napoletano, quello con la coroncina sopra,
giustamente questo gioco si rifà alla cultura italiana, quindi. Allora, il tuo potere status e il danno fatto dagli attacchi finali sono incrementati. Ah, questo qua pure prende. Non lo posso. Sì, lo posso fare, ok. Ho preso anche questo. E qua ci ha sbloccato. Uccidere un nemico carica leggermente le tue linee di masche, delle maschere. Poi schivare un attacco causa l'attaccante a essere leggermente unraveled. Cioè, unraveled che sarebbe? Ah, rincoglionito. Fagli fare lo stun. Questo è utile. Se io schivo e stun il nemico, questo è buono. Lo piglio. Però non sempre succede, eh. Poi questo qui. Riceve meno danni dagli attacchi a distanza, questo è buono. Poi quest'altro che c'ha? Allora, questo è. Fare danno con un'arma aumenta leggermente la tua difesa fisica. Questo effetto può essere staccato. Questo è bellissimo. Cioè, più io faccio danno, più prendo meno danni. Capite? È fighissimo. Poi, fare danno con un'arma leggermente aumenta la tua potenza fisica. Pure questo è bello. Ah, raga, li prendiamo tutti e due, sì, sono tutti belli. Però il problema è che mi sa che non li possiamo, come si dice, non li possiamo equipaggiare tutti insieme. Tipo qua, questo patto qui ce l'ho equipaggiato, questo pure, questo ancora no. Allora, vediamo un po'. Questo qui che c'è. Qua vedo una guarigione. Quando la tua energia è molto è bassa sotto una certa soia, le tue parry sono più efficaci. Oppure questo, danza di spada, facendo danno con attacchi leggeri, aumenta il danno degli attacchi pesanti e viceversa. Invece soffrire danno risetta questi effetti. No, questa non mi piace. Ok, Riling Ember, usare l'armonia Ember aumenta il tuo potere fisico. Vabbè, per ora altri non li prendiamo. Ok, mo andiamo a aggiungersi i poteri. Allora, alcuni poteri già ce li abbiamo messi, il potestrai così qua. Però ci abbiamo questi altri che abbiamo sbloccato. Tipo possiamo mettere patto di furia. Allora, se faccio danno mi aumenta la forza fisica, questo è buono. Poi se faccio danno mi aumenta la difesa, questo pure è buono. Ma ce l'abbiamo già qua. Quando la tua forza è sopra una certa soglia, la tua difesa fisica è aumentata. Ah, perché possiamo mettere un solo potere alla volta, non è tutto il patto, è solo un potere. Mi sono sbagliato. Triggeri, il tuo status. No, questo qua. Questo qui, quando schiviamo, l'attacco del nemico viene rincoglionito. Questa è bella. Ok, mettiamo queste 3. 9. Poi queste vecchie, possiamo toglierne qualcuna. La fatuo, che poi il fatuo spesso l'abbiamo usato, avete visto? Allora, soffrire attacchi melee causa l'attaccante e avere danni in ritorno. Bene, quando la tua. Vabbè, queste qua tutte buone, teniamo così. Ok. E adesso andiamo a provare sta cacchio, finalmente sta cacchio di spada. E poi chiudiamo la puntata perché devo mettere la patch. Boh, a me mi pare che. Vedete che io ho fatto tipo un attacco strano. Ora rimetto l'altra spada per vedere la differenza. Questa gli eleva leggermente di più. Però poi non gli consente di avere quell'attacco speciale di luce che gli abbiamo. Ecco, questo attacco di luce, vedete? Che è il Radiant. Il Radiant è utile perché rincoglionisce i nemici, soprattutto questi qua dell'oscurità. Quindi sta spada nuova, mi sa la mettiamo a frutto prossima puntata. Allora ragazzi, la puntata finisce qui, devo anche controllare come fare ad aprire quei cacchio dei passaggi, sennò non si avanza nel gioco. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima. E la prossima puntata ci sarà anche la patch. Ciao ragazzi.